Bene, benvenuti al secondo incontro su Project China, un documentario curato da Thomas Saglia e Elisabetta Cecchi. Promossa questo secondo incontro da Valore Lavoro, da Inchiesta Online, da Rossella Lamanet. Io prima ho il compito fortunato di introdurre le persone che staranno con noi in questo incontro e andranno a lavorare e approfondire i temi e gli stimoli del documentario che avete tutti potuto vedere grazie al link che vi è stato inviato e alla possibilità di consultarlo direttamente su YouTube. Intanto voi vedete un gruppo di faccine e io provo a raccontarvele tutte. La coppia è Thomas Saglia e Elisabetta Cecchi, che sono le persone che hanno fatto questo lavoro, che l'hanno curato, che l'hanno promosso, che ne stanno facendo un'attività importantissima di divulgazione e di presentazione in vari soggetti. Li ringraziamo per aver permesso anche a noi di utilizzare questo strumento per approfondire un tema assolutamente ricco e importante, che è quello la Cina come la vediamo, come la sentiamo, un modo per avvicinarsi a questo mondo. Ricordo solo una cosa simpatica. Oggi l'Economist, diciamo uno dei principali giornali del mondo, ha dedicato il suo editoriale ai 100 anni del Partito Comunista Cinese e ai motivi del suo successo. È interessante il dossier Cina che c'è nell'Economist, ma insomma ancora più il giudizio fortissimo su questo imperatore collettivo, come lo chiama l'Economist, che è il Partito Comunista Cinese, e la sua capacità di egemonia dentro questa società per un tempo molto lungo. Infatti il parallelo è con l'Unione Sovietica e la durata dell'Unione Sovietica. Non vi rubo ulteriore tempo, vi vado direttamente a presentare, oltre a Thomas, noi abbiamo Beatrice Gallelli dell'Università di Bologna. Adesso, come al solito, sbaglierò qualche cosa, quindi vi dico tutte le persone che sono presenti e quando interverranno. Subito dopo di me interverrà Rossella Lamma, che è consigliere comunale di Bologna, esponente di Valore Lavoro, e Amina Crisma, coordinatrice dell'Osservatorio Cina di Inchiesta e di Valore Lavoro, che sono le persone che hanno promosso e lavorato fortemente per organizzare, trovare gli interlocutori, trovare le competenze e le persone che potessero dare un contributo a questo nostro approfondimento. Interverrà la dottoressa Martinese Francesca del Comune di Bologna, responsabile delle relazioni internazionali. A seguire abbiamo i contributi di Beatrice Gallelli, docente di sociologia dei paesi asiatici dell'Università di Bologna. Abbiamo un intervento di Carlotta Sparvoli, docente di lingua e linguistica cinese all'Università di Bologna. A seguire ancora Gaia Perini, docente di civiltà letteraria cinese all'Università di Bologna. E un ultimo intervento dalla Barbagia direttamente, Sabrina Albizzoni, docente di lingua e letteratura cinese all'Università di Bologna. Gli autori e il pubblico interverranno in coda, in chiusura di questa nostra presentazione, di questo nostro secondo incontro. Darei subito la parola a Rossella Lama, una delle persone che ha voluto fortemente e ha lavorato fortemente a questo progetto. Grazie Presidente, io ho un minuto a disposizione. Quindi vado di corsa, vado al punto, dando un caloroso benvenuto a chi ci sta seguendo o a chi vorrà farlo in differita nei prossimi giorni. Dico questo perché è capitato così dopo il primo appuntamento che abbiamo avuto il 10 giugno, perché circa 300 contatti fra il canale Facebook e YouTube sono stati realizzati come visione del documentario o del nostro precedente dibattito in queste settimane. Oggi, infatti, è il secondo ed ultimo incontro di questa iniziativa che appunto vedeva
due incontri, dibattiti su Zoom e la visione del documentario e che quindi abbiamo intitolato complessivamente come iniziativa Sguardi sulla Cina. Il primo appuntamento dal titolo La Cina e noi. Presidente Angelo Tavanti, presidente di Valore del Lavoro, Antonio Fioroni tra l'Università di Bologna, svolgendo anche le elezioni per il rinnovo del rettore. Lui ha ricoperto questo incarico nei 6 anni precedenti e attualmente presidente dell'Asia Institute. È stato con noi con un grandissimo contributo anche Wen Long Sun, che è responsabile di Associna. Associna è praticamente la seconda, la canale YouTube di Wen, perché ha oltre 60 video caricati e soprattutto questa iniziativa che ha lanciato durante il lockdown, 4 chiacchiere con, sono veramente un contributo interessantissimo all'approccio che noi vogliamo, cioè l'approccio culturale. Non parliamo di Asia e di Cina nell'ottica economica della fabbrica del mondo, non ne parliamo in termini geopolitici, ma ne parliamo in termini culturali, che sono, come dire, dovrebbero essere il fondamento delle relazioni internazionali, ma delle relazioni anche tra persone e la convivenza civile, che si svolga a Bologna oppure in Cina, non importa. Conoscere le culture degli altri dovrebbe stare alla base anche di un rispetto reciproco, sulle quali poi le relazioni crescono. Sono intervenuti anche Amina Crismo, Università di Bologna, responsabile dell'Osservatorio Cina su inchiesta online. La professoressa, l'hai già detto tu Angelo, ha svolto un ruolo fondamentale e ci ha aiutato veramente moltissimo nella costruzione di questo percorso. Oggi il titolo è Come accostarsi alla Cina, la Cina dai mille volti, voce a confronto. E tutto il panel è già presentato, dico solo una cosa, dando il benvenuto alla professoressa Martinese, che ha visionato il documentario di Thomas e di Elisabetta, la dottoressa Martinese è responsabile dell'ufficio relazioni e progetti, quindi le due cose stanno insieme per il Comune di Bologna, relazioni e progetti internazionali del Comune di Bologna, ed è anche componente del consiglio direttivo dell'Asia Institute. Quindi, ma a nome di tutti, volevo ringraziarla per essere con noi oggi a discutere, portando la sua esperienza, che è un'esperienza profonda e proprio, credo, anche molto coinvolgente dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista della struttura delle istituzioni, istituzioni moderne come è il Comune di Bologna, che si tiene il resto del mondo, credendo che questo sia un valore aggiunto. Quindi protagonisti l'università, altre istituzioni bolognesi non vanno trascurate, camere di commercio, istituzioni culturali, ma anche il comune come un attivatore di questo scambio tra Bologna e le altre realtà, anche dal punto di vista culturale. Lascio la parola alla dottoressa Martinese. Bene, buonasera a tutti, grazie davvero, i miei ringraziamenti non sono rituali, sono veramente sentiti, perché trovo questa iniziativa molto bella e anche perché mi dà l'occasione, ringrazio in particolare la consigliera Rossella Lama che così ha scelto di invitarmi. Perché queste sono occasioni importanti anche per me, che appunto da tanti anni mi occupo di queste relazioni internazionali del comune. Il mio ufficio appunto fa tante cose, facciamo anche i famosi progetti europei, quindi utilizziamo progetti europei, facciamo iniziative di sensibilizzazione delle politiche europee
ma una parte rilevante, no, delle nostre attività è proprio quella di relazioni che normalmente riguardano istituzioni, quindi città nel nostro caso, no? Quindi un comune si rapporta con altri comuni. E ne abbiamo davvero tante con la Cina e con altri paesi asiatici. E, diciamo, il primo protocollo di cooperazione che è stato sottoscritto con una realtà cinese per Bologna è stato firmato con Chongqing nel 1989. E, Chongqing è nella Cina centro-meridionale, è una megalopoli impressionante di 32 milioni di abitanti nell'area metropolitana. In quel caso gli scambi nacquero su impulso di alcune aziende bolognesi che operavano su quel territorio e che ritenevano importante avere un supporto istituzionale, perché questa è proprio una delle caratteristiche, no, delle relazioni con tutti i paesi asiatici. È molto importante avere le istituzioni al proprio fianco, perché sono un po' considerate come una garanzia, diciamo, no, di qualità della relazione. Quindi spesso noi veniamo chiamati, i comuni, le regioni, insomma le istituzioni, a dare questo tipo di supporto. Ma le relazioni con paesi asiatici in generale, devo dire che sono aumentate tantissimo dopo il 2006, quando Bologna è stata nominata città creativa UNESCO per la musica. Siamo entrati così a far parte di questo network, appunto, promosso dall'UNESCO, dove la presenza di città sia di Cina, Giappone, Corea in particolare è fortissima. Loro tra l'altro hanno anche investito tanto in questa rete, perché credono davvero anche nel, soprattutto la Cina, nella cultura come strumento di diplomazia, no, culturale. E hanno arricchito molto il network, devo dire, perché per noi, no, europei è stata un'occasione importante di venire a conoscere realtà che altrimenti probabilmente non avremmo incrociato così da vicino. Per farvi un esempio, no, fanno parte di questa rete Shanghai, che è città creativa per il design, per quanto riguarda la Cina, del Giappone per esempio Nagoya, che è città per l'artigianato, e Hamamatsu ad esempio, io è una città che confesso di non, insomma, non conoscevo prima, è la capitale degli strumenti musicali, cioè è la città dove ci sono la Kawai, la Yamaha, cioè tutte le più grandi aziende, ma poi hanno un museo degli strumenti musicali che è qualcosa di incredibile, veramente hanno strumenti musicali introvabili e soprattutto, insomma, molti per noi totalmente sconosciuti. Poi non so, per esempio c'è Seoul, con la quale abbiamo anche poi sottoscritto, Seoul è città creativa per il design, però in realtà con loro c'è stato uno scambio, abbiamo appunto sottoscritto un protocollo di cooperazione nel 2013 sul tema dell'economia sociale, no? Perché noi siamo famosi nel mondo anche per questo, no? E soprattutto in Corea, devo dire che questo è il tema, che in Corea, insomma, ci conoscono di più per questo. E una delle città creative UNESCO con le quali abbiamo lavorato di più è stata Chengdu. Con loro anche abbiamo sottoscritto un protocollo più di recente, nel 2019, ma in realtà eravamo in contatto con loro da tanto. E Chengdu è la capitale del Sichuan, una regione abbastanza nota, è famosa per i panda che sono meravigliosi visti dal vivo, ma è anche la culla della cucina proprio del Sichuan, e la ristorazione è una parte rilevante di questo settore, insomma, dei servizi di Chengdu. Pensate, ci sono più di 62.000 imprese di ristorazione che danno lavoro a più di 250.000 persone, cioè sono dei numeri incredibili per noi. E, visto che, insomma, c'è curiosità anche rispetto agli aspetti più culturali, no, delle realtà con le quali abbiamo lavorato, io ho avuto la fortuna di visitare Chengdu proprio in occasione di un incontro della rete delle città creative UNESCO. Chengdu è città per la gastronomia, nota per il suo peperoncino. Devo dire che in quell'occasione i nostri colleghi ci hanno veramente voluto far provare tutti i migliori ristoranti della città, e questo nell'unica giornata in cui non eravamo impegnati nella conferenza UNESCO.
Quindi immaginate, cioè, ci hanno portato nel primo ristorante alle 11 del mattino, e, dove ci hanno servito una quantità di piatti impressionante. Abbiamo poi continuato a spostarci, no, da un ristorante all'altro per tutto il giorno, era appunto il giorno delle visite studio della gastronomia in questo caso, e quindi insomma è stata una giornata molto intensa, ma il momento più difficile è stato nel pomeriggio, quando ci hanno portato in quello che è il luogo più tipico, no, di Chengdu, il ristorante di hot pot, letteralmente, no, pentola calda, o hot vuol dire anche piccante. Infatti, diciamo, questi hot pot sono praticamente delle pentole incastonate nei tavoli dove si mangia, e dove fanno bollire verdure, un brodo con tante verdure e tanto peperoncino. E quindi ci hanno portato in questo posto appunto nel pomeriggio, dopo aver mangiato diverse volte, e lì sono crollati soprattutto i colleghi dei paesi nordici, no? Perché tutti abbiamo iniziato a sudare, perché era tutto talmente piccante che è stato impossibile non sudare, ma il collega svedese in particolare a un certo punto proprio piangeva e quindi si è accasciato sulla sedia e ha detto basta, io mi arrendo. Quindi è stata un'esperienza insomma un po' difficile per lui, però molto, molto divertente, molto particolare. A parte gli scherzi, insomma, è stata veramente un'esperienza divertente, che ci ha fatto conoscere la loro realtà. E l'altra cosa che mi ha colpito di Chengdu, esattamente come mi era successo a Shanghai, è che la parte antica della città quasi non esiste più, no? È diventata una sorta di attrazione turistica, come una bolla, un pezzo diverso di città circondata dai grattacieli, no? Perché tutto intorno invece sono stati costruiti questi grattacieli, dove spesso anche è rimasto poco di autentico, no? Molte sono ricostruzioni. E questo veniva sottolineato ad esempio anche nel bellissimo documentario di Thomas e di Elisabetta, no? Dove appunto si racconta come tutto cambia così velocemente in Cina, è davvero impressionante. E, tra le tante cose insomma che noi facciamo, diciamo un ruolo importante e anche a volte un motore delle nostre relazioni sono appunto i soggetti del territorio, come diceva la consigliera Lama, noi non lavoriamo mai da soli, no? Quindi ad esempio la Fiera del Libro per Ragazzi è stato è un'occasione per noi per promuovere e rafforzare queste relazioni, a volte per crearne di nuove. E quindi quando nel 2018 la Cina è stata il paese ospite d'onore alla Fiera del Libro per Ragazzi, e noi abbiamo deciso di organizzare una residenza artistica. Abbiamo scelto una giovane illustratrice attraverso un bando che è circolato proprio tra le città cinesi del network delle città creative UNESCO. E quindi abbiamo selezionato Daisy Zuo, una bravissima illustratrice di Hangzhou, tra 137 candidati. È stato bello ricevere tante, tante proposte, e lei è venuta a Bologna e ha disegnato Bologna. E da questo è nato un libretto d'artista, che ho qui, se volete. Poi, tra l'altro questi possiamo anche insomma distribuirli, ne abbiamo un po'. Questo è diventato uno strumento di promozione della nostra città, perché diciamo, offre lo sguardo cinese sulla nostra città. Cioè, quest'artista ha disegnato ciò che l'ha colpita, no, di Bologna. È molto importante capire qual è lo sguardo altrui, no? Perché per ragioni culturali ovviamente i nostri sguardi sono diversi. Ma come vi dicevo, per concludere, vi vorrei raccontare brevemente un'altra relazione veramente speciale, in questo caso con il Giappone. Itabashi. Itabashi è una delle 13 municipalità che compongono la capitale, no? Tokyo, e sin dal 1981 ospita una selezione dei libri illustrati appunto della Fiera del Libro per Ragazzi. Da allora devo dire che l'amore spassionato che hanno a Itabashi per la nostra città proprio non è mai cambiato. Proprio qualche giorno fa la mostra degli illustratori della nostra fiera è partita per Tokyo, alla Volta di Tokyo, dove verrà esposta come tutti gli anni presso il Museo d'Arte di Itabashi. E, negli anni noi abbiamo fatto tantissimi scambi
ma pensate che a Itabashi adesso c'è un pezzo di Bologna, perché un paio di anni fa praticamente ci hanno chiesto di aiutarli a disegnare quello che sarebbe stato il padiglione di Bologna nella nuova biblioteca comunale di Itabashi che stavano costruendo. Quindi noi abbiamo fatto un concorso di design in collaborazione con la Fondazione per l'Innovazione Urbana e quindi è stato selezionato un progetto quindi, che ha vinto. Questo progetto è stato realizzato, quindi adesso a Itabashi, chiunque vada, la nuova biblioteca è stata inaugurata in marzo e può vedere un padiglione dedicato a Bologna, proprio con i portici, cioè è stato ovviamente il design ricorda la nostra città. Quindi pensate, no, che emozione andare nella capitale giapponese e trovarci un pezzo di Bologna. Queste sono le magie delle relazioni internazionali e devo dire che questo tipo di magie sono più frequenti con i paesi asiatici. E ecco, questo è un po' quello che vi volevo raccontare, poi se ci fossero domande ovviamente sono a disposizione. Grazie. Ringrazio. Grazie a lei, dottoressa Martinese, anche per questa evocazione di Chengdu, di cui ho un bellissimo ricordo che risale, ahimè, ormai a 30 anni fa. E la prima cosa che ci è venuta incontro erano appunto questi peperoncini rossi in tutte le maniere. No, un ricordo veramente straordinario del Sichuan e di quel luogo. E quello che Francesca ha detto, fra l'altro, mi permette di dire perché inchiesta si è occupata, questa rivista che compie quest'anno 50 anni di vita, si è occupata di questo documentario e si è entusiasmata anche per questo documentario di Thomas ed Elisabetta, proprio perché propone quel tipo di sguardo che usciva anche dall'intervento di Francesca, no? Un restituire al di là di quelle che sono le generalizzazioni, gli schemi, le grandi narrazioni, le estasi riferite al PIL, no? Ecco, che sembra diventare l'unico criterio per giudicare il miracolo cinese e cose di questo genere, invece restituire, come dire, il primato a uno sguardo che si interroga e a un'esperienza che è un'esperienza intellettuale, ma che è anche un'esperienza fisica, carnale, che, come dire, che coinvolge l'anima e i sensi, come sanno benissimo appunto Beatrice, Carlotta, Gaia e Sabrina, che proporranno ora le loro, appunto, i loro punti di vista, i loro sguardi in riferimento a questo documentario. Ancora due cose a proposito del documentario di Thomas ed Elisabetta. Ecco, quello che in particolare ha colpito la redazione d'inchiesta è stato il fatto appunto di non accontentarsi degli slogan, così come 50 anni fa i fondatori di inchiesta andavano in Cina non accontentandosi degli slogan, ma cercando appunto di intessere per quanto possibile una rete di contatti che permettevano di restituire un protagonismo ai soggetti concreti, alle persone in carne ed ossa, e cercavano contemporaneamente di esplorare la società e anche le sue contraddizioni. Ecco, ci è piaciuto constatare in questi due giovani autori lo stesso tipo di sguardo, che non cerca veloci semplificazioni e schematizzazioni, ma che cerca appunto di interrogarsi e di porre continuamente delle domande. Ecco, è proprio questo passo, questa misura che ci ha colpito. E ritengo che questo, fra l'altro, sia per gli autori, sia per noi che in qualche modo ci siamo ritrovati in questo link, sia una maniera di cominciare un discorso più che di chiuderlo, no? È qualcosa che comincia, che speriamo si possa estendere, che speriamo possa coinvolgere appunto, quando finalmente si potrà tornare in presenza, anche con un evento, appunto una proiezione pubblica, sarebbe bello, no? Dove finalmente anche festeggiare una riconquistata libertà. Credo che sarebbe un bel modo, no, di ricominciare, di riavviare questo percorso. È una promessa che abbiamo fatto, Nina, lo faremo sicuramente. Un'iniziativa di valore inchiesta su una grande piazza con questo documentario. Questo dobbiamo farlo proprio. Certo.
Certamente. Io non vi sottraggo altro tempo e darei senz'altro la parola a Beatrice Gallelli, docente di sociologia dei paesi asiatici dell'Università di Bologna. Vai Beatrice. Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Io vorrei un attimo ringraziare innanzitutto Thomas e Elisabetta per il bel progetto che avete portato a termine e a tutti gli organizzatori di questo momento di incontro che appunto è il secondo appunto incontro che ci dà la possibilità di confrontarci con una realtà appunto che cos'è la Cina, no? La grande domanda posta all'inizio appunto del documentario. Ecco, io mi occupo prevalentemente di discorso politico, per cui oggi vorrei, il mio intervento si limiterà a toccare uno degli aspetti, dei tanti aspetti che il documentario tratta, e in particolare quello del rapporto tra partito e società civile. In una delle interviste che arricchiscono il documentario vi è l'intervista di Gabriele Battaglia, che è un giornalista corrispondente da Pechino per Radio Televisione Svizzera, il quale afferma, lui vive da anni a Pechino, quindi conosce bene la realtà del posto, e afferma che il patto sociale su cui si fonda sostanzialmente il rapporto tra partito e società civile è, detto in pochissime parole, quello del fatto che il partito garantisce un benessere diffuso e in cambio la popolazione quindi delega il potere politico. Questo è un patto sociale che fondamentalmente si è instaurato dall'89. Negli anni Ottanta in qualche modo era ancora controverso, dall'89, quindi dopo la repressione violenta del movimento, quello che è conosciuto come movimento studentesco, ma che in realtà non iniziò, ebbe inizio come movimento studentesco, ma divenne un movimento del popolo, nel vero senso della parola, si instaurò questa sorta di regola non scritta per cui appunto il Partito Comunista, attraverso la crescita economica, l'adozione dell'economia di mercato, garantiva l'innalzamento dello standard del tenore di vita della popolazione, in cambio la popolazione non toccava argomenti politici scottanti. Cosa vuol dire argomenti politici scottanti? Non è che dagli anni dall'89 in poi non ci sono state più delle manifestazioni di dissenso, ci sono state le manifestazioni di dissenso da parte della popolazione, da parte della società civile, ma avevano degli obiettivi ben precisi, molto mirati, e non toccavano, o comunque non dovevano toccare, quello che era il ruolo guida del Partito Comunista Cinese. Questo è e resta un tabù, si è visto anche nel caso del comportamento mediatico di alcuni testate giornalistiche di inchiesta in Cina, perché ci sono non solo i media ufficiali, quelli strettamente connessi al partito, ma esistono dei giornalisti, penso a Tsai Xin per esempio, che è appunto una testata giornalistica importante, che fa un tipo di giornalismo di inchiesta, quindi non necessariamente è espressione della volontà del partito. Tra l'altro voi nel documentario citate proprio le parole del dottor Li Wenliang, che è stato intervistato appunto da Tsai Xin quando, prima di morire, appunto disse: in una città sana non ci può essere una sola voce. Ecco, questa è sostanzialmente stata la situazione che ha garantito il mantenimento della tanto cara stabilità sociale. Questa situazione però, in qualche modo, le premesse di questa stabilità stanno cambiando perché la Cina è già entrata in una fase di ristrutturazione economica, sappiamo che l'economia cinese non cresce più a due cifre, le contraddizioni legate a quel preciso modello di sviluppo sono sempre più evidenti. Chiaramente il partito dà delle risposte, vuole dare delle risposte. Una di queste risposte è il sogno cinese. Ecco,
Che cos'è il sogno cinese? Il sogno cinese è uno slogan molto suggestivo, sembra richiamare un po' al sogno americano, però è diverso perché il partito definisce appunto il sogno cinese come un sogno diverso, anche in qualche modo un sogno comunitario, no? E la cosa interessante è che una delle metafore scelte proprio da Xi Jinping, io all'inizio dei miei studi mi sono occupata proprio di linguaggio figurato, è una delle metafore scelte da Xi Jinping per definire dei tratti di questo concetto molto vago era proprio la metafora del viaggio. Una metafora che Elisabetta nel suo accompagnarci in questo viaggio appunto del documentario utilizza anche per descrivere la Cina contemporanea fondamentalmente, per cui noi abbiamo la Cina che viene rappresentata come un treno in cui sostanzialmente un treno che viaggia e la popolazione rappresenterebbe i passeggeri di questo treno. E appunto come un treno anche la realizzazione di questo sogno cinese è un viaggio che potremmo definire appunto un viaggio sui binari, dei binari che però sono preimpostati, prestabiliti, precostituiti. E a differenza però della metafora del treno, la popolazione, i cittadini, non sono dei passeggeri che possono starsene comodamente seduti sulle loro poltrone, magari guardare delle serie TV o un film o leggere un libro. No, sono loro che devono spingere il treno. È la popolazione che è chiamata proprio all'interno di questa grande metafora del viaggio, della realizzazione del sogno cinese, è proprio la popolazione che è chiamata a spingere, a portare avanti questo viaggio, questa corsa di questo treno. E infatti fondamentalmente qui risiede secondo me la grande differenza un po' dello slogan lanciato da Xi Jinping, quindi del sogno cinese rispetto agli slogan precedenti, quindi penso alle tre rappresentatività di Jiang Zemin degli anni 90 o la società armoniosa. Di fatto quelli erano degli slogan che avevano degli obiettivi abbastanza precisi. Nel caso delle tre rappresentatività c'era una forma di ridefinizione della missione del partito e di chi il partito rappresentasse. Nel caso della società armoniosa in qualche modo si ammetteva che c'era qualcosa da armonizzare. Nel caso del sogno cinese invece no, nel caso del sogno cinese noi abbiamo una chiamata alle armi, perché poi il linguaggio politico è ricco anche di questa metafora bellica, una chiamata alle armi della popolazione che appunto deve contribuire alla sua realizzazione. Penso anche a un'altra delle metafore di Xi Jinping che nel 2017 disse proprio dobbiamo tutti luci shows, quindi rimboccarci le maniche e lavorare per realizzare questo grande sogno. Ecco, la grande questione però qual è in questa grande narrazione fondamentalmente? È che sui cittadini in questo modo, in qualche modo viene scaricato sia il successo, perché ogni cittadino avendo successo in questa grande narrazione contribuisce al successo nazionale, contribuisce alla realizzazione del sogno cinese, ma viene scaricato anche il fallimento. Cioè, che cosa succede nel momento in cui gli obiettivi non vengono raggiunti? Cioè, di chi è la colpa nel momento in cui questo traguardo non viene raggiunto? È chiaro che ancora adesso è presto da dirlo, per dirlo, perché il sogno cinese è un qualcosa che è un obiettivo, uno degli obiettivi a lungo termine da realizzare per il secondo centenario. Quest'anno noi abbiamo il centenario del Partito Comunista Cinese, nel 2049 avremo quello della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Però in qualche modo questa grande narrazione mi sembra che scarichi le responsabilità appunto sulla popolazione. E questo è uno del... Quindi in qualche modo risponde al quesito di come sia possibile mantenere una società così ligia che viene definita. E con questo io ho concluso. Spero di essere stata nei tempi. No, direi proprio di sì, grazie. Grazie a voi. Tocca a Carlotta. Eccomi qua, anch'io faccio ecco i ringraziamenti della collega Beatrice. E mi ricollego subito a quanto lei ci ha proposto con riferimento al tema del sogno, che
è appunto un tema che lei ha scandagliato in maniera molto attenta nella sua ricerca. E sempre facendo una nostra roadmap, no? Quindi abbiamo parlato del 1989, io passerei al 2008, perché il 2008, da quanto si può osservare, è il momento in cui questo sogno cinese, diciamo, ottiene un'escalation in chiave internazionale. Come tutti sappiamo, il 2008 è il momento in cui ci sono le Olimpiadi a Pechino, e il 2008 è il momento in cui la Cina si propone, insomma, come potenza geopolitica nascente. Questa operazione viene fatta in tanti modi. Io penso solamente anche a livello cinematografico, se pensiamo all'anno in cui viene prodotto 3B, che è questo film che è un pan-Asian colossal, possiamo dire, nel senso che fu all'epoca e penso tuttora la produzione cinese e asiatica più importante sotto il profilo economico. E guarda caso, questa produzione cinematografica che cosa celebra? Celebra una battaglia, la battaglia della Roccia Rossa, che appunto segnala il momento in cui, nel 206 d.C., se non ricordo male, comunque il momento in cui l'impero Han si frantuma. E perché faccio riferimento a questo? Faccio riferimento a questo perché quello che più mi colpisce riguardo agli sviluppi della Cina contemporanea è questa capacità di lavorare sul lungo termine, mattone su mattone, pezzo dopo pezzo. E quindi appare, guardando retrospettivamente appunto i grandi momenti nei quali la Cina si propone, insomma, in diverse vesti, per esempio nell'ambito cinematografico, come ho detto poco fa, o all'interno degli Olympic Games, si propone all'Occidente, cioè c'è sempre qualcosa di estremamente, come dire, pianificato, ragionato. E, appunto, nell'ambito dei Giochi Olimpici di Pechino, ci ricorderemo, no, che lo slogan era appunto Tongyi Shijie, Tongyi Mangxiang, quindi c'è l'idea di questo sogno che non deve essere condiviso solo dai cinesi, ma anche da noi. Ed è questa la cosa alla quale, secondo me, noi stiamo reagendo in maniera sempre più, come dire, diffusa. Tornando invece al documentario, il documentario, ha risuonato molto in me la voce narrante riguardo a questa necessità di guardare alla Cina per poi riproiettare lo sguardo su di sé. Almeno io ho sentito questo tipo di invito, anche se magari non del tutto esplicito. E per quanto riguarda appunto che cosa fa la Cina quando la guardo e che tipo di sguardo introspettivo appunto innesca su di me, questo sicuramente ha a che vedere con l'ethos del lavoro, un aspetto che nel documentario viene sottolineato in maniera puntuale, mi sembra anche forse uno dei temi principali appunto della narrazione. Questo documentario coinvolge un ventaglio veramente ricco di testimonianze, alcune anche assolutamente importanti, pensiamo solamente a Scarpari o De Mattè, che chiaramente ci danno una voce della Cina assolutamente autorevoli. Personalmente quelle che mi hanno fatto pensare e riflettere di più sono però quelle che vengono dal mondo dell'imprenditoria. Ho infatti la sensazione che spesso il mondo dell'imprenditoria, e questo è un retaggio che ho da quando da giovane interprete lavoravo in Cina, insomma sul finire degli anni Ottanta, ho sempre l'impressione che il mondo dell'imprenditoria in realtà, quando si muove in Cina, riesce a vedere, riesce, come dire, a cogliere delle trame che magari sono meno evidenti dal punto di vista dello studio, diciamo, accademicamente improntato. E in particolare mi hanno colpito quelle voci che ci ricordano come l'ethos del lavoro sia stato poi, come dire, fino a tempi recentissimi, abbia improntato veramente in maniera molto, come dire, indelebile, no? La nostra esperienza umana, quella della mia generazione, insomma più o meno sessantenni, quella dei nostri padri, quella dei nostri nonni. Cioè, in questo senso io rivedo nel sacrificio e nello spirito appunto di servizio rispetto alla comunità, rivedo qualcosa che non trovo assolutamente strano nella mia cultura. Il problema è che nella mia cultura mi sembra che questo spirito di servizio, questa volontà di far correre questa locomotiva, sia oggetto o di, come dire, non è più, non fa più parte del nostro sistema di valori, no? Questo secondo me è quello che ci allontana sotto questo profilo.
rispetto all'etica del lavoro appunto del mondo cinese. A questo proposito poi vorrei condividere con voi qualche ricordo, ovviamente questa è pura aneddotica, comunque nei miei primi anni in Cina, a ridosso dell'89, mi è capitato di lavorare per un annetto nel Gansu, quindi una provincia dell'Ovest, dove l'IRI, in realtà era una ditta all'interno dell'IRI, stava praticamente impiantando un grandissimo laminatoio. Ricordo che in quegli anni, in tutti gli anni 80, l'Italia è stata il primo, cioè noi abbiamo esportato tecnologia in Cina, noi abbiamo contribuito in maniera veramente importante alla costruzione di tutto il know-how tecnologico che poi ha seguito, ed eravamo appunto il primo partner europeo economico della Cina. E ricordo che in quegli anni quindi non era ancora stato, cioè l'economia di mercato non era ancora stata, come dire, messa in atto in tutta la sua come dire, potenzialità, no? Come è avvenuto sicuramente nei decenni a seguire. E quindi nelle fabbriche, le maestranze che lavoravano con noi per l'installazione, la messa e lo startup di questo laminatoio, erano maestranze che lavoravano in un contesto di lavoro protetto nazionale, come era appunto prima dell'apertura. In quel contesto l'etica del lavoro che noi abbiamo trovato lavorando appunto con le maestranze locali, devo dire che non aveva nulla a che vedere con la celebrazione che se ne fa oggi, no? In realtà c'erano esattamente tutte quelle pecche che si trovavano in quegli anni nei paesi oltre Cortina, in contesti economici che non fossero appunto di stampo liberista, dove effettivamente c'era pochissima incentivazione, insomma, al sacrificio e all'apporto personale che vediamo oggi invece all'interno della Cina. Ecco, quindi questo per dirvi che dal mio punto di vista credo che siano in realtà le contingenze socio-economiche, politiche, il mercato del lavoro che prende forma in un determinato contesto, a far sì che quella che dal mio punto di vista è un'istanza esistenziale fondamentale, cioè la dedizione al lavoro, per me è un elemento costitutivo del nostro essere, è un dato antropologico, insomma, diffuso. Noi siamo, abbiamo un'operosità, insomma, che fa parte della nostra, anche della nostra creatività, se vogliamo guardarla anche sotto quell'aspetto. Quindi io ritengo che sia sulla base appunto di contingenze, di circostanze economiche precise, che poi questo aspetto può estrinsecarsi in maniera più o meno forte. Sicuramente in Cina oggi, e questo poi lo spiegano benissimo le colleghe, esiste una pressione sociale fortissima perché è un problema di sopravvivenza. Ma io penso che in Italia di fatto non sia stato molto diverso fino a tempi non lontanissimi. Un'ultima riflessione che vorrei condividere con voi riguarda sempre questo progetto di lunga durata, no? Questa capacità di pianificare, ma non a livello decennale, possiamo dire trentennale. E mi è venuto in mente un documento molto bello che penso sia ancora disponibile, insomma, nelle librerie, che è Caracina di Goffredo Parise, che fu pubblicato nel 1966. E quando lessi questo libro, la cosa che più mi colpì fu il fatto che Goffredo Parise praticamente intercettò in maniera molto chiara la volontà di emulazione del modello americano da parte dei cinesi. Emulazione, intendiamoci, non del modello sotto il profilo produttivo, eccetera, eccetera, ma la volontà di potenza, no? Perché alla fine, cioè il sogno americano invece è un sogno che viaggia, insomma, su diversi binari, e sicuramente uno di questi è il sogno di potenza a livello di riconoscimento, soprattutto a livello culturale, a livello economico, a livello mondiale, insomma a livello globale. E quindi Parise osservava come l'iconografia, per esempio, dei manifesti, sappiamo benissimo come in quegli anni, negli anni 60-70, molto della comunicazione politica è viaggiata attraverso l'iconografia appunto di Tazbao oppure proprio di Poster, e rilevava come appunto il tipo fisico umano protagonista di questo tipo di manifesti non ha nulla a che fare con la fisicità cinese, perché erano, come dice lui, dei marcantoni che sembravano estratti direttamente da un film di John Wayne piuttosto che da una campagna cinese. E per concludere vorrei anch'io unirmi al come dire, riconoscimento di lavoro di questi due giovani
li chiamerei anche ricercatori, no? Perché mi sembra che il filo della ricerca sia comunque il filo preponderante di questo viaggio che loro ci hanno messo a disposizione. A me personalmente quello che mi ha davvero colpito è la quantità delle testimonianze raccolte. Insomma, questo penso sia davvero qualcosa di grande pregio, e penso, e non oso immaginare anche la difficoltà che questo possa aver comportato, no? Nel raccogliere testimonianze così diverse e in contesti così diversi. Io quindi lascerei la parola a Gaia Perini. Vai Gaia. Io volevo solo ringraziarti perché hai richiamato anche le questioni che ci hanno indotto come valore lavoro, perché effettivamente sono i temi importanti che questo documentario Sviscera ci propone una lettura fresca ma profonda, la chiamerei così. Scusami l'interruzione, ma era importante anche richiamare il perché valore lavoro ci teneva a lavorare su questo documentario, a collaborare e a farlo conoscere. Gaia. Ecco, intanto mi accodo a Beatrice e a Carlotta nei ringraziamenti, intanto per avermi permesso di visionare questo documentario che mi ha sollecitato. L'ho guardato due volte, perché una volta sola era rimasta, come dire, un'impressione di superficie, invece ho voluto riguardarlo per anche appuntarmi in vista di questo intervento alcuni passaggi chiave. Innanzitutto qui parlerò, ma veramente un minuto, da sinologa e da prof, poi vorrei parlare da persona che ha vissuto a Pechino dal 2003 al 2018, quindi vorrei usare, come dire, una prospettiva più personale e disincarnata da quella che è la mia professionalità. Ma parlando da sinologa e da insegnante di cinese, di letteratura cinese, sono molto contenta di vedere riconfermato quello che vedo nei miei studenti, ossia che nelle giovani generazioni c'è questa necessità di capire la Cina, che è quasi una domanda inconscia, no? Che si manifesta all'inizio sotto forma di questo sogno. A me è piaciuta molto questa idea, appunto la trovo fresca, spontanea, volendo naif, ma contemporaneamente molto efficace, perché non era così per le nostre generazioni, e io ringrazio che ci sia questo approccio appunto fresco e personale, perché molto spesso invece, se si assecondano i media, la stampa, anche le produzioni di discorso che facciamo noi cosiddetti esperti, no, c'è già tutte le risposte, c'è già una Cina preconfezionata, c'è già la Cina, che cos'è la Cina? Ci sono già le risposte a queste domande, almeno diciamo dalla metà degli anni 2000 in avanti, da quando la Cina ha avuto un boom tale che ce ne siamo accorti anche noi. Altri paesi europei se ne erano accorti ben prima, noi siamo un po', come dire, il fanalino di coda, ma ci siamo arrivati. E da lì è stata tutta un'esplosione di libri, pubblicazioni, articoli su articoli che rispondono a questa domanda. Invece è molto bello che questa grande questione della Cina venga posta in modo diretto e che la risposta la si cerchi direttamente parlando con le persone. E questo approccio alla China Candid o al Talking China di Angela Pascucci a me piace molto. E appunto qua accantono completamente la mia figura professionale, perché appunto c'è un intervento preciso del documentario, anzi due, che mi hanno risvegliato le mie memorie di pechinese d'adozione. Ripeto appunto, ci ho vissuto tra il 2003 e il 2018. In questi 15 anni mi sono vista un cambiamento che rispetto alla vita umana o alla vita delle società europee forse si ha in 50 o 100 anni. Ecco, in questi 15 anni io appunto ho assistito a questa mutazione, a questo treno in corsa, a questo ipersviluppo che è stato sottolineato da Monica De Mattè, ma anche da molti altri interventi, anche dalle voci cinesi. Uno sviluppo talmente veloce che ho fatto prima vedere le crepe nei palazzi appena costruiti rispetto alle rughe del mio volto, cioè ho abitato in un posto che è invecchiato più velocemente di me,
E questa cosa è spaventosa e affascinante insieme, un grandissimo cantiere sociale a cielo aperto. Quindi questo cambiamento velocissimo è il treno in corsa, appunto, è il primo spunto. Il secondo spunto che mi è piaciuto moltissimo, è veramente una chicca, adesso non voglio spoilerare nulla, ma diciamo che in quei due minuti c'è, secondo me, si apre veramente un cosmo che dà adito a plurime interpretazioni. L'intervento della cinese, Zhou Yue, mi pare che si chiama, cinese che vive qua in Italia, che studia qua in Italia, quindi ha un profilo particolare, non è la persona cinese tipo che passa la propria vita interamente nella giungla da lui, nel continente Cina, e che misurandosi con l'Italia deve rispondere alla domanda che cos'è la libertà, no? Perché tutti i suoi amichetti, colleghi di studio, italiani, le dicono ma in Cina non c'è la libertà. E lei è veramente e genuinamente stupita e attonita perché non sa rispondere. Non sa rispondere o dice, per meglio dire, ma cioè, alla fine se si tratta di libertà di parola ce l'ho anch'io, posso scrivere quello che voglio, posso parlare con i miei amici o chattare, dire bene o male quello che voglio. Se si tratta di rispondere ai bisogni primari, anch'io ci rispondo, quindi non capisco. E da un lato, sul piano proprio più basilare, questa parrebbe no, il solito whataboutism, no? Dove da un lato dici, ah, vabbè, io non ho la libertà, ma ce l'avete forse anche voi, no? Potrebbe sembrare quello che in Italia si dice, e allora il PD, no? Il benaltrismo. E, però dall'altra parte, a un livello meno superficiale, a un livello più profondo, mette veramente in gioco e sul tavolo la questione della libertà. E appunto mi sono interrogata anch'io a partire da questa questione che voi sollevate in questo documentario, che questa cinese riesce così sublimemente a rispondere senza rispondere. Ecco, e io appunto dal 2003 al 2018 ho assistito a un cambiamento epocale proprio dal punto di vista della libertà, nel senso che 2003, 2004, 2005, diciamo più o meno fino al 2008 che citava Carlotta prima, la Cina era un posto incredibile perché era affollatissima di artisti, sia cinesi che stranieri, architetti, scrittori, scrittrici, adesso non voglio usare solo il maschile, insomma personalità che venivano da ogni parte, sia della Cina stessa che del resto del mondo, convergendo su Pechino, su Shanghai, su Chongqing, che è stata nominata prima, e sentendosi di essere in una sorta di terra inesplorata, di epoca dell'oro, di massima creatività, e in quegli anni io sentivo dire nelle più diverse lingue siamo venuti qua perché tutto è possibile. Tutto è possibile e c'è una libertà incredibile. Eppure, cioè, anche lì c'era il partito unico, era un'altra dirigenza, ma il PCC era pur sempre quello, bene o male il corpus delle leggi era sempre quello. Qual era la grande differenza? Qual era la grande discontinuità? Perché poi la Cina che ho lasciato, viceversa, veramente viene rispecchiata dai titoli come ad esempio quello del libro di Pieranni, Red Mirror, no? Dove c'è un orizzonte distopico che è il comunismo cinese unito al dispotismo delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, di una società del controllo che avete visto anche voi e che avete espresso nel documentario tramite appunto la descrizione della pandemia e di quello che è stato il livello anche di controllo sotto la pandemia. Com'è possibile che la terra in cui tutto è possibile diventi una sorta di universo concentrazionario, modello panopticon di Michel Foucault? Com'è possibile? La mia risposta, che non pretende di essere esaustiva, ma che è la mia personale risposta di persona che ha vissuto lì e che in un certo qual modo riflette sul personaggio del sogno
che interroga su chi è la Cina, che cos'è la Cina, questo principio di autorità suprema. Ecco, questo principio di autorità, secondo me, per quella che è la mia personale esperienza, è sì una sorta di dittatore che può tranquillamente avere la faccia di Mao Zedong, ma che fondamentalmente è su questo oggetto cartaceo, non so se lo vedete, vedete che ha la faccia in effetti di Mao, ma va ben al di là di Mao, questo non per sminuire gli ismi e i discorsi di geopolitica su modelli politici e quant'altro, ma per dire che tutto si radica qui. Nel 2003 con questa banconota che qui vedete, la sottoscritta e con me milioni di cinesi ci vivevano tranquillamente un paio di giorni, tre giorni, si andava a mangiare molteplici volte in più ristoranti. Ecco, la vita costava veramente pochissimo, io mi potevo permettere un appartamento straordinario con 300 euro, cioè 3.000 di questi signori Mao. Ecco, con la stessa cifra, 10 anni dopo, sì e no, una stamberga fuori dal quinto anello. Quindi c'è veramente un dispotismo che noi spesso tendiamo a non vedere perché appunto lo identifichiamo unicamente in discorsi più o meno astratti sul piano politico-ideologico, che sono perfettamente pertinenti, ma quel piano politico-ideologico ha senso pieno solo se le si radica nella materialità. E la materialità è appunto questa di una società che aveva tempo per chiedersi che cos'è la libertà, che potendo vivere con poco si radunava in strada per fare le più svariate attività. È una società che ha avuto una bella cesura col 1989, per citare un'altra data fondamentale, e che non aveva neanche, non solo l'opportunità, ma il tempo per pensare a che cos'è la libertà. Per cui quel silenzio o quella risposta confusa che dà quella voce cinese, io la sento molto, mi risuona molto, perché il primo ricatto, al di là dell'ordine ideologico, al di là del controllo, il primo ricatto è che per riuscire a mettere insieme un numero sufficiente di queste banconote si lavora, l'etica del lavoro che ricordava anche Carlotta, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, comunque non si esce mai, non c'è mai uno spazio a distanza da quel lavoro. Mentre un tempo quello spazio c'era. Oggi ne parlavamo nel nostro veloce brainstorming in vista di questo evento. Oggi si è affermato questo neologismo meraviglioso che è campion, cioè stare seduti sul divano a non fare niente, sdraiarsi piatti. Ecco, la società cinese di oggi, questo treno in corsa, produce anche delle micro resistenze, delle micro possibilità, delle fughe dall'accumulazione di bigliettoni con Mao sopra, che ad esempio si incarnano in questa idea del divanismo resistente, lo definiva Mina Crisma, l'ha tradotto così, Tampingjui, il divanismo. E appunto perché è una società complessa con più dinamiche che partecipano e che esistono simultaneamente, per cui c'è quest'ordine claustrofobico e dall'altro c'è la resistenza. Ecco, secondo me la dimensione che non va mai dimenticata e che questo documentario riesce a portare alla luce appunto intervistando e mettendo il dito nella piaga delle esperienze personali, di fare una storia collettiva a partire dalle voci personali, è appunto questo piano molto materiale di come si ripercuote a livello di individuo, a livello individuale, quello che è il macro discorso. E io questo ho visto, e se la risposta che io do e che si incarna appunto in questa moneta all'idea della libertà, che è un po' la risposta della Virginia Woolf quando dice: donne, se volete essere libere dovete avere una rendita di 500 sterline all'anno e una stanza tutta per voi, cioè appunto la materialità della libertà, se la risposta è giusta capiremo bene che non è assoluta, non è indiscutibile nemmeno la nostra di libertà,
che dipende appunto dalle condizioni materiali. Oggi noi non siamo obbligati a rispondere alle 7 della mattina di domenica al telefono perché il capo ci chiama. Quando io abitavo in Cina invece lo ero, perché era l'unico modo per aggiudicarmi questi. Ecco, quindi grazie perché mi avete così permesso di rispolverare e rimettere in ordine anche i miei ricordi personali, e mi è molto piaciuta appunto questa attitudine, questo approccio a partire dall'individuo, senza cercare verità assolute, grandi narrazioni. Ecco, e a questo punto lascio anche la parola alla collega Sabrina. Grazie davvero, interessante proprio anche questa riflessione sulla società del controllo, che è però un problema universale, credo che non riguardi solo la Cina. È interessantissimo però come l'hai posto, grazie. Bene, allora anch'io mi unisco ai ringraziamenti e propongo, anzi già in anticipo, prima che mi dimentichi, un hot pot gigante a conclusione di questa, di piazza collettivo, a conclusione di questi eventi. No, allora, anch'io ho guardato il documentario due volte, come Gaia, e l'ho guardato due volte perché ci sono tante cose. Allora, nel preparare questo così comunicazione con voi delle mie impressioni su questo documentario, delle mie riflessioni, sono partita dalla domanda come accostarsi a una Cina dai mille volti, e secondo me questo documentario, appunto, abbiamo già detto, risponde molto bene a questa domanda. Però ecco, mi sembra che lo stimolo che ci dà sia proprio quello di accostarci alla Cina dai mille volti in maniera gradevole, in maniera artistica, utilizzando anche un linguaggio proprio, come diceva anche Gaia, appunto, ma non avevamo parlato di queste cose insieme, insomma, però ecco, parlando un linguaggio che sia un linguaggio giovane, fresco e proprio, insomma, io l'ho vissuto molto come anche uno stage quasi teatrale, no? Quindi travestimento, il monitor, cioè tutta una serie di espedienti che sono gli inserti anche di video, cioè tutto è assolutamente multimediale e complesso dal punto di vista, anche mi rendo conto, anche della regia e proprio del montaggio e tutto, e quindi un ottimo modo di parlare veramente ai giovani, di accostarsi al mondo, a un mondo piuttosto ampio. L'altra cosa che mi ha fatto scattare le riflessioni è proprio, e da lì parto, sono le considerazioni finali di Elisabetta, cioè dove appunto, di cui parlava anche Carlotta, dove il viaggio verso l'altro è un po' un viaggio verso se stessi, no? Quindi qua mi viene in mente anche tutto il discorso della guardare l'altro come specchio, sia uno specchio, un percorso di conoscenza appunto che porta anche a guardare verso di sé. Che è un po' quello che facciamo quando, da un punto di vista anche proprio di ricerca antropologica, per esempio, cerchiamo di interrogare le persone per capire, no, un fenomeno. Allora lì mi fa venire in mente un grosso problema che ho riscontrato, che si continua a riscontrare, insomma, facendo questo tipo di ricerca, appunto, della modalità appunto più antropologica delle interviste, che è quello della rappresentanza, cioè soprattutto diversi anni fa, ma vedo che questa tendenza è ancora viva ancora oggi, si tende a, nei confronti, intervistando l'altro, a chiedergli una posizione di rappresentanza senza tenere in considerazione dove questa persona poi realmente si pone in questa linea tra noi e l'altro, e in questo grande altro che per noi è ancora, no? Noi che siamo, ci stiamo avvicinando, insomma, è un grande altro astratto, no? Quindi dove si pone questa persona? E qua proprio la complessità che viene evocata dalla domanda come accostarsi a una Cina dei mille volti, quindi questa complessità è assolutamente centrale in questa analisi. Quindi questa persona come si pone, dove si pone
in questa linea. Si pone nella grande, appunto, nella grande narrazione, nella grande linea anche appunto ufficiale, una narrazione ufficiale, oppure si pone su un contesto proprio. Ecco, e questo contesto proprio dov'è? Che cos'è? Quindi, a partire da questa considerazione, noi dobbiamo avere una consapevolezza di questa complessità e quali sono i punti di riferimento di questa complessità. Ad esempio, a me viene in mente, dobbiamo collocare questa persona, il nostro interlocutore, va collocato in un ambito urbano, in un ambito rurale, in un ambito anche delle diverse differenze, anche dei parametri socio-culturali, no? Delle persone socio-economici e culturali, della persona, quindi a partire dalla persona. Perché quello che succede, appunto, quello che secondo me è successo, e anche lì non avevamo parlato con Gaia, ma avevo proprio in mente anche questo esempio della ragazza studentessa cinese che viene interpellata, ma anche lui, anche l'altro ragazzo, l'altro intervistato, che viene interpretato su che cos'è la libertà, che cos'è, no? Come, ma spesso, non in questo caso, ma in molti casi si va a dire: ma come, ma voi non vi sentite che vi manca, non so, come vi sentite in questa assenza di democrazia? Questa assenza di democrazia, no? Cioè, è una cosa, sono domande grandi che noi tendiamo a fare al nostro primo informante che ci viene davanti. Ecco, questo mi sembra un po' una forma di, cioè mi sento qua di dare una forma di cautela, ecco, rispetto a questa interrogazione sui massimi sistemi di persone che non hanno loro stesse voglia di parlare di queste cose, ma non per un'autocensura, censura, ma proprio perché non ci pensano, non ha... Allora, per esempio, l'ultimo, anche lì, alla fine del documentario, l'intervistato, l'informante, mi sembra che si chiama Ma Jun, ecco, anche lui dice: ma io veramente su queste cose non ci ho mai pensato, no? Dice, quindi non so proprio come rispondere, no? Dice, però risponde, perché è molto carino e molto disponibile, quindi quello che succede poi è che risponde. Allora, a me è capitato anche di fare, tutti noi credo, di fare le interviste alle persone su delle cose di cui non si sono mai occupati, che dicevo, beh, io rispondo, poi dopo dico quello che mi sento, però spesso sono anche risposte magari che ci deludono, proprio perché si uniscono loro stesse a questa grande narrazione, cioè si uniformano alla grande narrazione, ma perché non hanno avuto l'occasione, o comunque la loro posizione all'interno di questa grande domanda, no, non è ancora chiara, insomma, non si posiziona. Ecco. Quindi il mio invito, diciamo, in questa sede è quello di ragionare anche anzitutto di partire dalle persone, secondo me questo è fondamentale, poi appunto partire dalle persone, ma faccio con la cautela di avere riflessione sulla rappresentanza, sulla rappresentatività, insomma, che questa persona vuole esprimere. Ecco, questo succede spesso proprio nei documentari, nella indagine antropologica, le interviste, anche il giornalismo. Ecco, se non so se ho ancora due minuti, io volevo fare anche, a proposito del giornalismo, volevo fare anche un esempio che secondo me mette un po' insieme un po' i pezzi di quello che sto dicendo, come accostarsi a una Cina di mille volti. Notizia di qualche mese, insomma, di qualche mese fa, il fatto che la riforma del sistema della pianificazione familiare, no? E l'introduzione del permesso di fare tre figli. Bene, questa è una notizia che ha colpito molti, è stata coperta da tutti i media internazionali, anche in Italia, eccetera, e viene vista come viene giudicata spesso anche su un piano molto permesso anche molto superficiale. Quindi io ho sentito anche dire, dico, ah, finalmente è caduta una legge liberticida come l'imposizione del figlio unico voluta da Mao Zedong. Ecco, allora, allora questa
questa cosa, perché quando si sente parlare di liberticida, chiaramente ci va di mezzo Mao Zedong, no? Perché bianco, nero, Mao Zedong è il nero, Deng Xiaoping è il bianco. Allora la legge, mettiamolo in evidenza, che non è stato, noi tutti lo sappiamo che non è stato Mao Zedong, anzi che era esattamente sulla direzione contraria. Però ecco, questa cosa mi dice anche come sia importante, anche nell'affrontare un discorso, se vogliamo partire dalle persone, sia importante anche la dimensione storica, cioè la correttezza, la conoscenza, il bagaglio di informazioni corrette, storiche, che devono girare. Queste devono girare proprio nella comunicazione. Dopodiché facciamo un passo avanti, andiamo a vedere come questa legge impatta sulle persone. Bene, cosa facciamo? Facciamo delle indagini statistiche, ok, facciamo delle indagini, facciamo delle interviste, ok, ma chi intervistiamo? Intervistiamo degli uomini, intervistiamo delle donne. Intervistiamo delle donne in quale ambito? In città o in campagna? Nord o sud? Han o non Han? Cioè, teniamo presente di tutti questi elementi, perché questa legge, per esempio, che noi abbiamo tutti, che è stata veramente welcome da tutta la stampa italiana, no? È una legge che ha diverse sfaccettature e non è bianca, non è nera, ma è diversa a seconda di dove impatta, di quale contesto impatta, perché la Cina non è una, la Cina è fatta da tante persone, da tante Cine, per esempio in molti contesti questa legge viene vista come un ulteriore appesantimento del giogo, del peso familiare, della produzione, della riproduzione femminile all'interno della famiglia, quindi anche in certi ambienti dove per esempio il culto, la pietà filiale, insomma le tradizioni familiari sono più forti, ma ha anche un forte impatto a livello proprio lavorativo delle donne, della contrattualità delle donne e del gap salariale, che è una delle questioni aperte molto gravi sia in Cina sia fuori. Allora, per ovviare a questo aspetto negativo, e qua concludo, lo Stato cinese che cosa fa? Rischia di dover mettere in atto delle operazioni riparatrici che sono invece poi viste liberticide da quelli che lo guardano da fuori, perché non lo vedono all'interno del contesto. No? Quindi è tutto, ecco perché voglio dire che è un complesso molto, molto, è un sistema molto, molto complesso, e che sia nel guardare a questa situazione, a questa Cina, appunto, non possiamo dire la Cina è così, appunto, per concludere, ma dobbiamo sempre porci l'interrogativo, ma con competenza. Ecco, questo. Bene. Allora, grazie a tutte, fra l'altro raccogliamo e rilanciamo questa istanza di avere, come dire, una forte contestualizzazione e precisa contestualizzazione storica e appunto come richiedevano, no, da punti di vista diversi i vostri interventi, no? Questo mi sembra un'istanza metodologica, no? fondamentale. Grazie a tutte, se siete d'accordo passeremo la parola agli autori e poi magari sentiamo quale tipo di domande sono uscite dal pubblico. Speriamo che non siano tutte di ordine geopolitico, no? Speriamo che abbiano più a che fare, no? Con i temi di cui ci stiamo occupando oggi. Benissimo, allora... Thomas, forza. Innanzitutto mi accodo a ringraziamenti appunto anche della professoressa per questo incontro e per gli interventi che si sono appena conclusi. Gli spunti sono tanti e anzi sarebbe bello poterli approfondire, purtroppo per ragioni di tempo questa non è la sede, ma può esserci qualsiasi altra occasione molto volentieri. E di certo possiamo dire che l'obiettivo da parte nostra è stato raggiunto, ovvero quello di sfruttare il documentario come punto di partenza e come base per quindi arrivare ad approfondire queste tematiche, ad approfondire una realtà che è quella cinese, che è estremamente complessa. È una complessità che noi per prime abbiamo
conosciuto e con la quale ci siamo scontrati in realtà molto molto presto. Ma è anche è stato anche complesso infatti riuscire a trasmetterla, anche perché appunto il lavoro, come abbiamo già detto, che ci ha impegnati per circa 2 anni, abbiamo intervistato tantissime persone, abbiamo quasi 100, anzi più di 100 ore di girato, quindi non è stato nemmeno così facile, Thomas lo sa bene, non è stato così facile riuscire a, come dire, a farne una sintesi che fosse... che riflettesse adeguatamente sia il nostro di percorso, ma anche quello che volevamo riuscire a raccontare o che abbiamo quantomeno noi compreso in questo nostro viaggio rispetto alla Cina, anche perché chiaramente il nostro punto di vista non è sicuramente quello dell'esperto, anzi grazie ancora per i vostri approfondimenti. Come ha già detto anche la professoressa Crisma, il nostro in un certo senso è il passo lento del viaggiatore, ci sentiamo ancora adesso degli avventurieri e ogni spunto che ci viene fornito è comunque ancora appunto motivo di discussione, di dialogo e di confronto. Project China, come abbiamo già detto, è un progetto Cina, è un cantiere anche per noi. E quindi speriamo di proseguire veramente questa avventura perché è stata incredibilmente stimolante, ci ha messo molte volte in crisi da più punti di vista, anche perché, come è stato da qualche parte anticipato, è stato anche, come dire, prodotto in un periodo di lockdown, quindi è stato anche molto stressante da quel punto di vista, però ripeto, sono stati 2 anni molto intensi e molto belli che speriamo di replicare. Adesso onestamente lascerei la parola a Thomas e alle domande dal pubblico. Io mi aggancio semplicemente intanto ringraziando anche io tutti per gli spunti che ci sono stati dati, perché è esattamente poi quello il punto del percorso e del lavoro che abbiamo scelto, ovvero non fermarsi ma continuare a cibarsi di tutti questi input in generale, continuare a cercare di progredire, dare cibo alla mente per riflettere su noi stessi e riflettere sul mondo che ci circonda. Io vorrei dire anche 2 parole sul documentario, sulla genesi, data una domanda che ci è stata fatta, che è molto divertente, relativa al fatto se siamo stati in Cina o meno durante la realizzazione del documentario. E è divertente perché il 90% del documentario è stato fatto da marzo a giugno 2020, quindi non siamo stati neanche in Cina ma neanche fuori di casa. Il materiale dove vedete durante il documentario le interviste fatte in loco sono state fatte 1 anno e mezzo prima, durante il 2018, per un progetto che ci è stato dato in affidamento sul rapporto Cina e Trentino Alto Adige, che durante l'anno 2020 volevamo mettere assieme. E solamente che guardando quel materiale, arrivati dopo 2 anni di riflessioni e di input, non capivamo più da che parte guardarlo, non riuscivamo a metterci mano, e quindi abbiamo noi cercato in primis tutti gli esperti, tutte le persone che potrete vedere nel documentario, avete visto nel documentario, in primis per nostro piacere personale, perché non riuscivamo a scioglierci dei dubbi che ci trovavamo anche a discutere davanti a un bicchiere di vino la sera, discutendone tutti i giorni, perché non riuscivamo a trovare il nodo o il nostro punto, essendo che anche chiaramente parlare di Cina è comunque una questione di prospettive, perché comunque c'è sempre l'essere umano come filtro, come lente rispetto a ciò che vuole cercare, vuole identificare rispetto all'altro, rispetto alla realtà che sta analizzando. Quindi uno va sempre a cercare ciò che conosce o ciò che va a confutare e quindi magari a valorare altre tesi. Quindi sono state grandi discussioni che poi abbiamo deciso quindi di filmare con tutte le persone che non sapevamo ancora cosa avremmo fatto al documentario, sappiamo solo che abbiamo filmato tutte le ore e ore di interviste che abbiamo fatto con quelle persone, in primis appunto fatte per noi, però ore e ore di interviste in cui si parlava dall'attualità, la storia, domande anche molto naif, proprio fatte per cercare di comprendere, arrivare a un punto, e ogni persona ci dava un input diverso e ci indirizzava verso un'altra persona. E quindi è stato un inseguire per 3 mesi chiusi in casa questa Cina e tutte queste persone che hanno condiviso con noi tanto materiale audiovisivo, materiale d'archivio, le loro esperienze, è stato veramente incredibile. È stato
La domanda è divertente appunto perché è stato un po' come essere andati in Cina stando chiusi in casa attraverso tutte queste esperienze. E la sintesi è stata la cosa più difficile, nel senso che non sapendo ancora dove volevamo arrivare, volevamo chiaramente produrre un prodotto audiovisivo che non desse risposte, perché non è che questo percorso ci ha formati in tal modo da dare risposte. Volevamo trasporre esattamente il percorso, però ex posto. E quindi è stato molto difficile creare il flusso di coscienza, di domande e far sì che si ripercorresse attraverso il documentario, ma non in tempo reale, ma avendolo già affrontato e quindi rimettendolo in scena in un certo senso. E quindi anche tutti gli spezzoni, magari di 5 minuti di interventi delle varie persone, sono in realtà 5 minuti di 4 ore di conversazione in cui è stato difficile selezionare quei 5 minuti per dare L'input giusto. sì, il nostro, quello che noi volevamo dare, che è solamente una cosa propedeutica a eventi come questi, è propedeutica ad arrivare a parlare con esperti come voi o tanti altri esperti che ci sono, è un prodotto, un documentario che parla alle persone che non hanno minimamente idea di cosa voglia dire approcciarsi a questa cosa e si spera che alla fine del documentario risposte non ne abbiano e che al di là che sia piaciuto o meno, possono avere l'interesse di capire, di voler approfondire una tematica che mai come oggi comunque riguarda tutti e che comunque si relaziona molto con le nostre idee, i nostri ideali, la nostra percezione del mondo e quindi anche comunque un'indagine con noi stessi come qualsiasi altra indagine sull'altro in un certo senso. E quindi sì, quella domanda è stata molto divertente. Siamo usciti sul balcone al massimo, ecco. Siamo usciti sul balcone. Per il resto, tutte le altre domande sono riguardanti la geopolitica, quindi non so chi di voi voglia approcciarsi a un breve inserto sulla staffetta Trump-Biden e prospettive future o congetture contingenti rispetto a questa cosa, però se qualcuno vuole dare la propria idea, altrimenti Altrimenti li rimandiamo ad altre sì, sedi, ad altri eventi, magari come si risponderà in maniera privata o attraverso o attraverso le link. proiezioni che faremo in Trentino, Anche per esempio. certamente. Infatti, questo mi è venuto in mente. Mi pare che il tema geopolitico sia nei Sì. vostri eventi pubblici in Trentino, e quindi no, Infatti. Quindi potranno rivolgersi. No, non è esatto. così. Mi pare che avete una Maiestemi, serata infatti. dedicata, no, al tema Infatti, geopolitico. il 4 luglio ci sarà la prima proiezione in Trentino e a seguito ci sarà questa grande domanda provocatoria che è Oriente-Occidente scontro per la supremazia e quindi sicuramente insomma, si prospetta un talk molto interessante. Stiamo lavorando perché ci sia anche una diretta, altrimenti l'incontro verrà senz'altro registrato e in quell'occasione potremo comunque presentare queste domande, perciò se nessuno giustamente si sente di voler rispondere, comunque possiamo rigirare ad altri esperti, insomma, la Beh, Rossella questione. Lama potrebbe sempre darci il suo contributo. Sì, direi che appunto la cosa migliore sia quella di rimandare alle prossime, dove saranno sviscerate, no? Con grande, no? In tempi adeguati, no? E quindi, dato che date la possibilità anche di vederlo, no? E anche la registrazione, quindi più di così, no? Quindi, mi sembra giusto, no? Rinviare ad allora, cosa dite? No, certamente, anche perché i tempi sono tiranni e Stiamo già sforando, attenzione. Io direi, prego, perché ho visto che ci sarà Beatrice. Alessandro Albana Sì, a questo infatti, incontro, che lui si infatti. occupa proprio di relazioni internazionali, quindi penso che meglio di lui nessuno, Infatti, poi qui c'è insomma. anche Federico, mi pare, no? Sì, Ecco, anche quindi voglio Federico dire. Picerni modera, sì. Quindi sì, tutti accorrete numerosi in streaming, si spera, dipende dalla connessione No, mi dell'equipaggio. spiace molto di non avere una connessione, mi permette, veramente l'impegno. Angelo, ti sentiamo un po' male. Sì, in un teatro.
direi già ottobre, appunto con la verde trance. Scusa Angelo, ti sentiamo molto male, adesso non ti sentiamo più. No, infatti, se volete concludere io vi ascolto. Purtroppo non, la mia connessione ha perso proprio con velocità. Allora, direi Rossella, vuoi dire qualcosa? Francesca? No, direi che possiamo congratularci per il buon esito dell'iniziativa. Io posso fare una battuta, una di un minuto? Certo. Che la lancio agli autori, che chiedano ma di cosa parliamo quando parliamo di geopolitica? No, perché c'è una tale carica emotiva, no? Che secondo me, al di là della ricerca di una oggettività e al di là di quelle che sono le competenze, penso a Beatrice, penso a Alessandro Albana, che insomma hanno studiato, si occupano della materia intensamente, ci dedicano le ore, però insomma noi comuni mortali, perché? Soprattutto non sinologi né tantomeno studiosi di cultura e civiltà americana, perché ci interessa così tanto? Ecco, secondo me è da rivoltare la domanda. Perfetto, segnata. Sì, se il pubblico vuole la risposta deve seguire l'evento, ecco, del 4 luglio, data che non c'entra, è stata casuale, non c'entra niente, però è piuttosto evocativa, è come data, nel senso, effettivamente era solo l'unica il 4 data luglio liberata dagli europei di calcio. Quindi era una franca per gli europei di calcio. Allora ancora più geopoliticamente carica. Perfetto. Allora direi che possiamo salutarci. Grazie salutare mille. Anche il pubblico che ci ha seguiti. Grazie mille a tutti e buona serata. Grazie. Grazie a tutte. Grazie. Ciao. Grazie mille. Grazie. Le China Girls si aggiornano, no? No, grazie a tutte, veramente.